Sì, sulla squalifica sì, direi qualcosa. Su questa sanzione per la società, ammenda, sinceramente sono rimasto un po' scioccato e stupito, però dobbiamo essere anche più forti di questo. Sulla partita non mi ripeto perché sono passati solo 2 giorni. E confermo quello che ho detto, cioè che hanno fatto una partita di carattere, di voglia, lo spirito era giusto, collettivo di tutta la squadra. Ed è ben, secondo me, propedeutico per la successiva, che è quella più importante, che si chiama Ascoli. E ovviamente non possiamo tornare indietro, dobbiamo assolutamente fare un qualcosa in più rispetto a quello che è stato fatto e provare a raccogliere quei punti che per tante partite ci raccontiamo che avremmo meritato e però ci rammarichiamo ogni volta. Quindi proviamo a tornare senza rammarico, sapendo che di fronte abbiamo una squadra comunque che come noi sta lottando per una permanenza con qualche punto in più, con una tranquillità diversa, ma e la forza per affrontarla nella giusta maniera ce l'abbiamo. Beh, inizialmente no, giocavano 5-3-2, poi in corsa credo che abbiano cambiato. Vivarini è un allenatore, insomma, di categoria. Tra le altre cose ci siamo già affrontati quando lui allenava il Teramo e io il Foggia. Riuscì a raggiungere il pareggio all'ultimo sul lancio lungo, dove D'Angelo e il resto della compagnia fecero anche lì un assist per, vabbè, ricordi. Era per dire che comunque è un allenatore che la conosce, ha fatto anche la Serie A. Hanno trovato forse il giusto equilibrio, ma noi non possiamo prescindere da quelle che sono oggi le nostre caratteristiche, le nostre qualità. E dobbiamo perseguire quella strada. Una partita secondo me vivace, frizzante, a tratti anche molto tattica, perché anche lui tende ad essere molto vigile sulla fase difensiva soprattutto, senza snobbare quella offensiva. Ma hanno sicuramente una compattezza che mette in difficoltà tutte le squadre. E poi hanno, come dicevo prima, questo equilibrio, soprattutto in casa, dove hanno raggiunto, come giustamente dicevi tu, la maggior parte dei loro punti, se non vado errato. Allora, partono tutti, anche gli squalificati, come dicevo prima, Gerbo. Galano stamattina ha avuto un risentimento sul problema della scorsa settimana e valutiamo se è il caso di rischiarlo oppure no, e soprattutto se lui è nelle condizioni psicofisiche di fare questa gara. Chiaretti è ancora, insomma, un po' frastornato della botta presa durante la gara, però è in via di recupero. Greco meglio, Martinelli dall'ultimo test, cioè quello di stamattina, ha dato esito positivo, quindi nel senso che sta bene e sarà dei nostri, insomma. Galano è l'unico che è Chiaretti. Sul turnover è possibile E sul eventualmente. turnover, sì, abbiamo sicuramente l'idea di fare qualche cambio, perché è stata una partita dispendiosa anche in vista della successiva, cioè Cosenza. Ma senza pensare già alla prossima, cioè quella importante è Ascoli. Chi meglio sta da un punto di vista non solo fisico, perché il recupero di energie in questi casi è fondamentale. I giorni di preparazione alla gara sono stati praticamente nulli, un giorno solo oggi, perché ieri è stato un allenamento di ripristino, soprattutto per chi ha iniziato contro il Benevento dall'inizio. E quindi ci sarà qualche cambiamento, sì.